Ciao Larissa. Ciao Silvia. Come ti senti Larissa adesso in questo momento? Ah, in questo momento mi sento bene, già che mi hai portato in questo posto meraviglioso. Mi sento da regina. Bello, molto bello. Come ti sentivi all'inizio del percorso del coaching? Beh, all'inizio avevo tante domande, mi sentivo molto persa come la donna, che volevo riacquistare questa la mia femminilità. Poi mano a mano, cioè, mi hai fatto scoprire che ci sono tanti altri lati da lavorare, che erano molto nascosti, e quindi non solo personale, anche di coppia, anche di lavoro. Quindi avevo aspettative di scoprire che cosa mi fa stare meglio. Tu mi hai aiutato a tirare una cosa alla volta. Quindi all'inizio ero persa, all'inizio mi sentivo un po' così, confusa. In cosa ti ha aiutato questo percorso di coaching? Allora, mi ha aiutato a capire veramente che cosa voglio realmente, che mi devo ascoltare, mi devo conoscere meglio, e tu mi hai accompagnato a vedere ciò che veramente io desidero e che posso andare a prenderlo. Mi sento più forte ora, più forte e più decisa. La mia femminilità penso che piano piano uscirà fuori. Se ti dico che sei molto femminile. Sì, lo vorrei essere, ma... Tu lo sei, Larissa. Lo sei tantissimo anche, si vede dal tuo sguardo, dalla tua espressione, dal tuo sorriso, dai tuoi occhi, dalla tua sensibilità, dalla tua timidezza. Grazie, sì, sei generosa. Pensi di farcela? Ce la farai a diventare chi? Io divento una wedding planner. E penso che la mia femminilità che mi manca in realtà è la mancanza di autostima, che adesso mi hai fatto vedere come andare a prenderla e metterla addosso. Da questo punto veramente se ho un'autostima mi sento tutto ciò che voglio sentirmi, sia femminile che nel lavoro capace, nella coppia sicura. A chi consiglieresti questo percorso, Larissa? Io lo consiglio a tutte le donne, a tutte, perché noi siamo tutte diverse. Ognuno ha bisogno di qualcosa, penso, sente difficoltà in qualcosa, oppure vuole qualcosa che non ha. Io penso che, come ho fatto percorso io, consiglia, che ti ho chiamato Trilli, che eri qui vicino a me, questa vocina che mi diceva che strada devo fare. Ed era bellissima perché mi illuminava mentre volavi. Mi illuminavi questa strada che ho immaginato veramente bella e me l'hai accompagnata fino lì dove voglio arrivare. Mi fa piacere. Grazie. Trilli sarà sempre vicino a te, Larissa. Grazie, Trilli. Ti voglio bene, Larissa. Anch'io, tantissimo. Sei una bella persona, Silvia. Grazie.